La Vigor Lamezia riscatta la debacle di Salerno con un tris convincente rifilato alla Versano Ormanna e un super catanese a firmare la vittoria che riporta i biancoverdi in acque tranquille, mentre è notte fonda per i casertani sempre più a fondo ed ora la salvezza per loro appare davvero sempre più distante. Un tocca sana il successo per i calabresi che superano le polemiche di veleni della scorsa settimana e le critiche al proprio tecnico Massimo Costantino. Al Guido di Ippolito si gioca davanti a 500 spettatori infreddoliti e bagnati, piovigine ed il campo non è affatto in buone condizioni. Il tecnico biancoverde finalmente può schierare gli uomini migliori in attacco, si affida al 4-2-3-1 con Rondinelli e Crialese esterni bassi, Monopoli e Marchetti centrali di difesa, Giuffrida e Giacinti in mediana, il trio Zampaglione, Catanese e Longoni dietro l'unica punta De Luca. Dall'altra parte mister Chiancone recupera Castaldo al centro della retroguardia, Polani parte dalla panchina. Arbitra Zappatore di Taranto. Prima emozione procurata in avvio da Gesuele, la sua conclusione verso lo specchio Lametino è deviata in corner da Marchetti. Risponde la Vigor Lamezia con il corner di Catanese, Giuffrida prolunga di testa per l'ex Zampaglione. Il suo colpo di testa si spegne al lato. Ancora Vigor con Longoni che scarica dietro per De Luca, conclusione imprecisa dell'attaccante. Il Lamezia insiste alla ricerca della rete, Catanese sul fronte sinistro si libera al tiro ma non inquadra lo specchio. I biancoverdi spingono bene a destra da dove Longoni inventa un fendente in mezzo che preoccupa Gragnaniello, la sfera perviene a De Luca che calcia a botta sicura e da portiere superato ma salva Castaldo sulla riga. La Vigor attacca ma è l'Aversa Normanna a colpire. I campani infatti escono dal guscio al 23esimo, il lancio senza pretese di Avagliano, buco clamoroso di Monopoli che libera Peluso, il veloce attaccante normanno si invola e fredda forte in uscita, Lamezia 0, Aversa 1. La Vigor deve svegliarsi, la reazione parte da Catanese che innesca De Luca, la conclusione delle centravanti finisce fuori di poco. Finalmente al 41esimo i biancoverdi pareggiano, Giacinti mette in mezzo per De Luca che si coordina e batte a rete, Gragnaniello non trattiene di le rapidissimo Zampaglione lo infila di destro, siglando il gol dell'ex. Nel secondo tempo, nella Versa di Chiancone, c'è Polani al posto di Gagliardi. La Vigor è pericolosa in avvio con Rondinelli e Giacinti. Alla 63esimo Giuffrida pennella una palombella per lo scatto di Catanese, che sfrutta l'ingenuità difensiva degli ospiti. Stop di petto a seguire che supera Gragnaniello ed il numero 11 biancoverde deve soltanto appoggiare nella porta sguarnita. 2-1 per i biancoverdi. Passano soltanto 2 minuti ed arriva la mazzata definitiva e decisiva per la Versano Ormanna. Longoni va sul fondo e mette in mezzo, De Luca prima calcia in porta, poi prolunga in mezzo, dove appostato c'è ancora Catanese, il suo destro non perdona ed è 3-1. La Versa ci prova a raddrizzare la gara nel finale, Peluso suppiazzato da fuori impegna forte in tuffo. Al 72esimo, ancora forte, compie un miracolo su Gesuele, ripetendosi al 93esimo su colpo di testa a botta sicura di Castaldo. Catanese inventa e forte difende. Su quest'asse la Vigor Lamezia porta a casa 3 punti importanti e riconquista la serenità perduta nelle scorse settimane.